Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Le parole che tra qualche istante sentiremo risuonare sulle nostre teste acquistano un diverso significato ai tempi del coronavirus. Dunque, è vero che viviamo nella società del rischio. Noi che avevamo forse inconsciamente ritenuto invece di stare in una condizione che ci mette al sicuro da qualsiasi rischio. Ma proprio in questi giorni ci siamo resi conto che anche società potenti e ben organizzate in realtà vivono costantemente nel pericolo. E può accadere che da un momento all'altro una città di 20 milioni possa diventare un deserto e che il nord più nevrotico del nostro paese possa ritrovarsi isolato. Che succede però ai nostri giorni, oltre a vivere con un'avvertenza nuova il senso del pericolo? Accade pure qualche cosa di imprevedibile, e cioè che proprio questa condizione inedita e del tutto imprevista ci abbia portato, senza accorgercene, a sentire nostalgia per quella dimensione sociale che qualche volta avvertiamo come un peso e che adesso, proprio in queste ore, sentiamo essere invece come l'aria che manca. Ci voleva un virus per farci finalmente comprendere che siamo tutti connessi e che una cosa che succede addirittura in Cina dopo qualche giorno riguarda anche casa nostra. E proprio così accade che, per quanto in questo momento, e lo faremo anche in questa celebrazione, ci sia suggerito di isolarci, di distanziarci, di separarci, proprio adesso comprendiamo quanto invece sia più naturale e consono alla nostra indole quella forma di vicinanza, di contatto, di frequentazione. Per di più, in questi giorni stiamo sperimentando un'altra cosa ancora, e cioè che da solo nessuno potrebbe averla vinta su questo nemico insidioso, mentre è necessario che tutti, istituzioni, forze dell'ordine, volontariato, facciano la propria parte. E così, senza accorgercene, si sta facendo strada quella riserva di solidarietà, di umanità e di efficienza che forse faremo bene a tenere buona per quando finalmente l'emergenza sarà finita. Quando questa epidemia svanirà, speriamo come un male di stagione, si dice già che l'economia avrà un tipico andamento a V, cioè dopo aver toccato il picco più basso per tutto quello che sta accadendo, con la stessa velocità assumerà il picco più alto, perché la gente avrà come il desiderio di recuperare il tempo perduto e perciò affollerà di nuovo i negozi, si farà ancora più sotto rispetto alla frequentazione della società. E in Quaresima invece a noi viene chiesto di seguire un percorso non a V, ma un percorso a U, che in qualche modo ci invita a fare un'operazione tipo retromarcia, a ritornare sui nostri passi. Ed è questo quello che attende noi cristiani, che siamo invitati dalla parola che abbiamo appena ascoltato a fare questo processo all'incontrario per ritrovare alcune dimensioni che abbiamo perdute e che ci hanno fatto sprofondare nel peccato. Le abbiamo sentite
e le voglio solo velocemente rienumerare. Anzitutto l'isolamento nel quale spesso noi ci cacciamo e che dobbiamo invece in qualche modo attraversare, ritrovando la capacità di saper vivere la solitudine, che è una cosa diversa dall'isolamento, perché la solitudine è la capacità di stare con se stessi e perciò di dare del tu alla nostra anima. A questo forse pensava anche il maestro quando invitava ad una preghiera che fosse autentica e che ci consentisse di rientrare in noi stessi. E poi c'è un'altra dimensione da ritrovare. Dopo essere precipitati nell'ostilità, spesso preconcetta nei riguardi degli altri, ritrovare invece una forma nuova di ospitalità. Sì, ci viene istintivo essere ostili verso gli altri, ma il percorso quaresimale è proprio quello che ci invita a ritrovare invece una nuova possibilità, che è quella di fare spazio all'altro. E per fare spazio all'altro bisogna fare un passo noi all'indietro. Forse anche a questo pensava il maestro quando faceva riferimento all'elemosina. E finalmente c'è un'ultima dimensione da ritrovare. Passare dalla illusione di credere, dove spesso noi si precipita perché ci facciamo un Dio a nostra immagine e somiglianza, a una dimensione in cui invece Dio lo si ascolta, soprattutto attraverso la sua parola. E questo è il senso di questo cammino quaresimale, che ci porta a rinnovare la nostra capacità di prestare ascolto ad ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Dunque la quaresima e non la quarantena è ciò che ci aspetta, perché la quarantena separa, la quaresima unisce.